In un paese di campagna, un guaglione, 20 anni, sta là a casa, sta senza fare niente. Arvalo padre fa, oh voglio, domattina inizia a lavorare. Beh dai, io papà, perché? Ma stai tanto tranquillo. Ah, non me ne frega niente, qua la casa se la biffa te. Ora che tambien non mi stir. Però papà, quando mi stai pressando, Domattina a lavorare vi dà una mano all'ammardio e alla bottega. Va buono. La mattina dopo lo guaglione si presenta all'ammardio e alla bottega. Oh Mario, buongiorno, mamma e papà, senti qua. Ci vi qua, gli fa vedere la bottega e gli spiega il lavoro. Gli fa, allora, mo che arriva la prima cliente, ti spiego come funziona il lavoro. Entra la prima cliente, la signora anziana. Buongiorno Mario, buongiorno. Dimmi, che ti serve. Senti un po', a me mi servesse... Come si chiama? Quelli per pulire i vetri. Vetrille! Bravo Mario, bravo. Ci penso io, va nel retrobottega, esce, vetrille, è pronto per i mobili. Beh no Mario, a me mi serve solo quelli per i vetri. Ma che fa? Pulisce i vetri e alisce i mobili zizzi. Beh che effettivamente, e i freghi pronto e vetrille, e fa lo guaglione. Capite come funziona? Capito Mario, entra la seconda cliente. Buongiorno Mario, buongiorno. Sento Mario, a me mi servesse, come si chiama, quelli per i mobili? Pronto, bravo Mario, ci penso io. Esce nel retrobottega, esce, pronto, e vetrille. Beh no Mario, a me mi serve solo quelli per i mobili. Ma che fa? Pulisce i mobili, alisce le vetrille, zizzi. Beh che effettivamente Mario ti ragiona. Allora fa lo guaglione, capite come si fa? Oh Mario, non so capite tutti, fa Mario, io mo mezz'ora ti incasci, Marco Mann ti lascia un negozio, ci pensi tu, oh Mario, ci penso io. Lo guaglione armano da solo. Dopo qualche minuto entra una guaglione. Buongiorno, signorina mi dica, senta io avrei bisogno di un pacco di assorbenti. E basta? Sì, solo un pacco di assorbenti. Sì, ci penso io. Va nel retrobottega, esce il guaglione, un pacco di assorbenti, pronto, e vetrille. E fa la guaglione, scusi, io le avevo chiesto solo un pacco di assorbenti. Scena, ma visto che una settimana non può fregare almeno dalla pulita alla casa, dai.